Compriamo un cappellino? No, bluff. Prima pazienza del giorno, tre cappellini $107. Siamo pronti per andare a vedere la partita dei Mets allo stadio non sapendo le regole. E soprattutto non sapendo chi cacchio sono i Mets. Ma che cos'è? Baseball, basket, football? Baseball. Ah, ok. Siamo a New York al City Field per guardare per la prima volta in vita mia una partita di baseball. Siamo venuti a vedere i Mets, la seconda squadra di New York, e dovete sapere che gli stadi di baseball qui in America sono molto famosi per ospitare tipo tanti ristoranti. In questo caso qui dovrebbero essere circa 35, e oggi con l'aiuto di Frank e Davide proveremo più ristoranti possibili dentro lo stadio. L'obiettivo è farli tutti, però mi raccomando, lasciate 50.000 like, perché la prossima volta potremo farlo a uno stadio dell'NBA o dell'NFL per il football americano. Potrebbe essere divertente farci una serie dentro gli stadi. Davide, quanto sono costati i biglietti? $120. Per tre? Sì, per tre. Ok. Però abbiamo preso quelli... Abbiamo preso medio belli. Medio belli abbiamo preso. Abbiamo preso dei posti medio belli per stare più vicino al campo. Che figata, raga. Ma ragazzi, abbiamo cominciato a mangiare. Anche perché è ora di pranzo. Che figata. Non manco mai stato in uno stadio in Italia io, raga. Non ti rendi conto di chi l'ha firmato? Chi? Che cazzo ne so io. Già vedo il primo posto dove possiamo mangiare. Salsicce grigliate. Prese subito, vai. Tanto non dobbiamo scegliere, dobbiamo mangiare tutto e basta. Ma che bestia. Quanta verdura, peperoni, cipolle ci ha messo sopra, raga. Non lo digerirò mai. Top. Iniziamo. Però, benissimo. Ma è gigante. Sono $12 più 107 di cappellini. Li mettiamo il counter. Più 120 dei biglietti. Iniziamo malissimo. Questo qua sto già €900. Top. Top, fra. Vai, mangiare in due. Uno da un lato, uno dall'altro. Che cuccioli. Che americanata. Poi è buono però, cacchio. Vai, continuiamo. Ok, ancora non sta iniziando. Abbiamo ancora tempo. Continuiamo a mangiare, c'è veramente troppa roba, raga, da scegliere. Questa è la fila per gli hamburger, c'è veramente troppa fila. Facciamo più tardi, tanto ci stanno tanti ristoranti. Cioè, tutto intorno sono ristoranti. Quindi a voi, a te. Vabbè, i popcorn dopo la partita per forza. Quelli, assolutamente quelli da provare. E comunque, guardando i prezzi, sarà il video più costoso del mio canale, probabilmente. Già lo dico. Tu sai cosa devono fare per supportare questi video? No. Iscriversi, mettere like, condividere. Primo link in descrizione, codice FOISFOOD per avere fino al 50% di sconto su tutti i prodotti alimentari book. Vero. Lo lascio qua sotto in descrizione. Utilizzate FOISFOOD, mi raccomando. Così voi risparmiate e io posso mangiare dentro i video. Facciamo una posizione tipo così, guarda. Se sembra un'idea di merda. Bello, bello. Bravo Frank. Ma lui è napoletano, ne sa. Ah, ecco perché allora, Frank. Penso sia la cosa più calda che abbia mai toccato. Oh, due. Se è calda a toccarla con la mano, penso. Perché ho quella di popcorn? Oh, è burro. Cazzo, buono. E questo insieme all'acqua sono costati $19. Io c'ho ancora fame, andiamo al terzo posto. Comunque, guarda, fai così. Questo è New York. Andiamo a spendere tanto, ragazzi. Lobster e via le astice. Quanto spenderò oggi, raga? Questo lobster roll $21. Che bello che io pago e dividiamo per tre qua. Adora è la cosa più buona qua. Grazie al cavolo. So quanto cacchio è buono. Quelle palatine sono molto buone. Abbiamo appena iniziato, raga. Che posto è il terzo? Sì. No, vabbè. Arancini. Arancini subito. Qui mi sembrano quasi abbastanza economici. 6 per 14,50. Comunque tutte le persone che vediamo hanno tutte del cibo. Cioè stanno tutte andando a cercare il cibo. Anche quando la partita è già quasi iniziata. Qui l'intrattenimento non è solo lo sport, ma tutto quanto, ma anche il reparto food è una parte importante della domenica allo stadio. E poi qui tutti bevono birra. Veramente tutti, ragazzi. Anche i bambini. Ah no, quella è limonata. Tutti tranne i bambini, guarda. Oh, un bambino con la birra. No, non è vero. Oddio, no. No, no. Siamo, forse è già iniziata, anzi abbiamo già lanciato. Noi siamo al 7. Che figata, raga. Che figata, si vede pure bene qua. Prima o poi capiremo le regole. Io ho preso gli arancini, due con Nutella, due con la pizza e due al ragù. $14,50, manco troppo, dai. E siamo solo al quarto posto. Io proverei prima quella al ragù per vedere se vale la pena. Okay, bro,
è piccolo, dentro il suo un po' particolare, il riso è un po' sciapo, il fritto è buono, comunque sembra proprio un arancino, sai di arancino? Prova questo. Vai, provo questa pizza. Questo è pizza. Dov'è la pizza? Dov'è la pizza? Sarà lì, no? Da qualche parte. È bianco. È bianco, non c'è pizza. Bianco. Tu sì, guarda, guarda la differenza. Il mio è bianco. Puoi giocare un po'? Perché? Nutella. Oh cacchio, ho visto un'esplosione. Che succede? Succede? È la strike. Cannella e Nutella, molto buono. Ora guardiamo un pochino la partita e dopo andiamo a fare un altro giro a mangiare. Comunque io in realtà qualche regola la so. Da piccolo ho visto un anime che parlava di baseball, diciamo qualcosa mi ricordo. C'è la pausa! Cibo! Stiamo andando dall'altro lato per vedere cosa c'è da mangiare di là. Comunque da quello che ho capito sono 35 le catene dei posti dove mangiare. Però l'effettivo ogni posto ha più di un locale qua. Ogni passo che fai trovi Nathan. Però lì c'è il mio preferito. Il mio preferito. Andiamo, dai. Uno dei miei posti preferiti dove mangiare in America. Eccoci da Shake Shack. Solo che c'è veramente troppa fila. Chi te sei in culo? No, più la pizza, ragazzi. Ti posso dire che non è furbo aspettare la pausa per andare a mangiare. Vero. Proviamo Pazzi Pizzeria. $6 a fetta. Pazza che pizza di merda. Posso dire 14,50 per un'acqua e una fetta di pizza mi sembra un po' too much. Dici? Sì, quanto costa l'acqua? Quanto? $8. No? Vai. Adesso vai là, mi dai cacciavite e scala e ci penso io. Da quelle stagioni la peggiore. Allora, prossimo posto. Stanno facendo una gara di crossfit due ragazze. Qui i bambini e lì quelli un po' più grandi con la macchina. Non è una partita di baseball, è un parco divertimenti, è Disneyland dello sport. Ok, proviamo un po' di pollo fritto, ragazzi. Sembra molto molto buono. Poi sicuramente prenderemo i tenders da 1440 calorie. Ma che è sta roba bellissima? Porco porco! Dei tenders della casa. Teriyaki? Che usi a barbecue? Forse teriyaki. Cipollotto, sesamo. No, raga, ma senti quanto pesa? C'è un... Cioè sono... è un chilo. Non troppo piccante. Semi di sesamo sono buoni. Veramente, veramente buoni. Questo qui $16 ad ora è la cosa più buona e più conveniente del posto. Sono un chilo di roba. Ora dobbiamo passeggiare per digerire, perché questo sarà pesante, sappilo. Perché che siamo tre ma comincia a essere pesante. Ammettilo che è il più buono, ma sono 1700 calorie solo quello. Ora si sente in colpa. A me non frega niente le calorie oggi, siamo in America. Ovviamente la gente pensa che durante questi video buttiamo da mangiare. Ma che buttiamo? Se buttati a niente qua, raga. Questa probabilmente sarà la cosa più pesante che mangeremo oggi. Il cheese stick. Abbiamo speso 19 per questo e 3 Coke Zero $19. Attacca, vai. Non ti separi le mani. Che buono. Si è alzato il livello, mi sa. Qua stanno andando sempre più bene. Cheddar e carne, bella speziata. Cazzo, pure buono il pane. Mamma mia. A questo punto del video, a testa siamo almeno a 5.000 calorie. Continuerei ancora per tutto il giorno. Tieni, questo è per te. Il livello si alza. Ormai Frank sta prendendo le mie orme, sta diventando un porco. Ogni tanto parte le canzoni italiane, ragazzi, assurdo. Comunque fino adesso abbiamo speso tipo $350 e qui stanno finendo i soldi prima dello spazio dello stomaco. Ed è un grosso problema. Io non voglio far tirchio, quando siamo partiti per questo viaggio in America l'avevo detto che dovevamo risparmiare. Siamo finiti. Codice Foice Food su Burk se volete risparmiare. Primo link in descrizione. Vabbè, non dovevamo fermarsi, però insomma c'è sta poca fila da Shake Shack. Tocca provare, dai. Quanto è buono Shake Shack. Vediamo se è aumentato, fai così. Vedete più? Sì. Stiamo ingrassando a vista d'occhio. 10,50. Prezzo ormai di Shake Shack. Guarda qua. Questo è il più famoso e il più buono secondo me. È lo Smoke Shack. Però gli ho chiesto di togliere questi perché non mi piacciono. E non li ha tolti, immagino. Non li ha tolti. Oh,
com'è questo? È buono perché c'è il tac, ma si vede che qui ce l'hanno pronti da un bel po'. Guarda, è duro il pane sotto e anche asciutta un po' la carne. Anche il bacon si è asciugato. Quindi in realtà se Shake Shack è un 9 su 10, questo è tipo un 7. Qua è buono. Asciuttino, eh? È buono. Secondo me è il momento di andare a tornare a vedere la partita. Nachos top. Dopo circa 2 ore e 30 di partita, sono ancora 0-0, ragazzi. Incredibile. E ancora dobbiamo capire le regole, in realtà. Secondo me, tipo, gli americani non le sanno le regole. Cioè, loro vengono qui per mangiare, per divertirsi. Poi, in secondo luogo, prima o poi impareranno le regole del baseball. Ragazzi, quelli fuori casa hanno fatto punto. Siamo tipo alla fine, quindi mi sa che abbiamo perso. Siamo all'ultima azione. 2-0 per loro. Se c'è un home run, c'è il pareggio, ma non lo so. E mo si incazzano. Dobbiamo essere tristi, eh. Sta chiudendo tutto. Pensavo rimanesse aperta la roba. Cerchiamo l'ultimo cibo, l'ultima cosa da mangiare almeno. Questo video è una sconfitta per i Mets, il mio stomaco e il mio portafoglio. Oh, Frank, tranquillo. Ci rifacciamo domenica prossima, dai. Dai, tranquillo. È che poi quello qui mi frega di meno, non ho ancora capito le regole. Ragazzi, chiuso tutto. Quanto è stupida sta cosa, pensa quante migliaia di euro perdono chiudendo subito dopo la fine della partita. E non posso darti torto. Comunque bellissima esperienza. Non ero mai stato allo stadio. Certo, non è la stessa cosa uno stadio di baseball con uno magari italiano. Ma se arriviamo a 50.000 like lo rifacciamo sia in NFL, nel futuro americano, ma anche magari a una partita di basket la prossima volta che tornerò a Los Angeles. Spoiler, a breve. E comunque ricordatevi sempre forza Mets, imparate le regole del baseball, molto importante, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, vi porto tutte queste varie esperienze in giro per il mondo, in Italia, tanto se è food lo fa Giovanni Fois, già lo sapete. E comunque se ve lo foste dimenticato, primo link in descrizione per gli sconti su Bulk, e col codice FOISFOOD avete fino al 45% di sconto, i biscotti li pagate quasi al 50%. FOISFOOD, link in descrizione.